il Food and Beverage Manager. Chi è, cosa fa e cosa deve saper fare? Vediamo! Ciao, sono Paola Imparato, esperta di Horeca Management e Business Coach per manager e imprenditori, e ti do il benvenuto a te che mi guardi su YouTube e a te che mi stai ascoltando attraverso un podcast. Oggi proseguiamo col parlare della figura manageriale del Food and Beverage Manager. In pratica, chi è un Food and Beverage Manager e come diventarlo? Nei video o nei podcast precedenti che ti consiglio di guardare o di ascoltare, abbiamo già ben considerato alcuni punti cardine di questa figura professionale e anche le macro skills di chi dovrà incarnarle. In quest'ultimo video, che è dedicato a chiarire questa importante posizione aziendale, ci soffermeremo in particolare su quali sono le sue responsabilità e faremo anche un piccolissimo test finale. Prima però di proseguire voglio dirti una grande novità. Come ti avevo promesso, ho finalmente creato la mia community su Facebook, dove posterò dei video privilegiati e dove potrai parlare direttamente con me in modalità super chat. È una community molto esclusiva, come ho detto più volte vi faranno parte i miei fedeli e fedelissimi. Per questo motivo, se farai una donazione su Tipeee, il cui link lo troverai nella descrizione del video, vorrà dire che sostieni i miei studi e la mia dedizione e quindi sarai automaticamente iscritto nella mia community. In ogni caso, non dimenticarti di iscriverti al mio canale o comunque su Spreaker, perché insomma potrai seguire gli altri video o comunque gli altri podcast. Ma ritorniamo al core di ciò di cui stavamo parlando. Quali sono le responsabilità di un F&B manager? Beh, sicuramente dai video precedenti o dai podcast precedenti, facendo un po' i conti, ti sarei accorto che le responsabilità sono veramente tante. Sicuramente organizzare, dirigere e valutare sono all'ordine del giorno. Monitorare costantemente i costi e i ricavi, gestire efficacemente il personale e formarlo, garantire la sicurezza, soprattutto oggi dopo il Covid, fare delle attività di nuovo marketing della ristorazione. La cosa però più importante, la responsabilità più importante che spesso nei libri o comunque nei corsi non ti dicono, è quella di portare a casa il soldo. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che tutto ciò che fai deve avere un continuo legame con la tua capacità di portare a casa degli utili per il settore. Il gioco è quello. Tutto ciò che fai o che fai fare alle persone che collaborano con te dovrà riportarti ad una ottimizzazione dei costi o a una massimizzazione dei ricavi. Punto. Prima di lasciarti al test, che ritroverai anche nella descrizione e che spero tu abbia voglia di dedicarti, volevo rispondere alle innumerevoli domande da parte vostra su quanto guadagni in Food and Beverage Manager. Questa domanda è assolutamente lecita, sappilo, cioè chi di noi non ha il profondo desiderio di essere proprio gratificato attraverso un lauto compenso per l'impegno e la dedizione che vengono profusi nel proprio lavoro. È anche vero però che non c'è una risposta univoca a questa domanda, tutto dipende dall'azienda in cui andrai a lavorare, ma soprattutto dipende dalla tua reale esperienza, ricordalo. Ok, procediamo con il test. Ti farò pochissime domande che per me sono fondamentali. Verifica se riesci a rispondere, naturalmente senza l'utilizzo di internet. Contattami poi nei commenti, mi raccomando solo nei commenti relativi a questo video, così tutti potranno leggere le risposte e io ti darò un mio feedback. La prima domanda: cos'è una leva di marketing? La seconda domanda: cos'è il food cost attivo? La terza domanda: come calcoli i costi di giacenza di magazzino? La quarta ed ultima domanda: cosa significa essere un leader? Mi raccomando, rispondi con parole tue e senza l'ausilio di internet. Ti aspetto.
Bene, spero di esserti stata d'aiuto. Se desideri però un approfondimento o un business coach che ti instradi nel modo giusto e ti faccia acquisire o affinare le skills necessarie per diventare un food and beverage manager, beh, non esitare a contattarmi attraverso il link che troverai nella descrizione del video. In ogni caso, ricorda che io con l'ISCOM di Parma organizzo dei corsi di food and beverage management. Poi, se vorrai far parte della mia community su Facebook, fai una donazione su Tipeee, il cui link lo troverai sempre all'interno della descrizione. In ogni caso, iscriviti al canale o comunque a Spreakers per non perderti i video o i podcast successivi. Buona giornata!